Ciao ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata della Computer Museo, dove faremo l'unboxing del sensore di umidità. Sensore di umidità per Arduino. Infatti adesso vi spiego anche quella piccola pausa che vi dicevo riguardante Arduino, che per ora è finita lì a stagione, è perché comunque adesso stiamo facendo un progetto serra che andrà a funzionare nei prossimi giorni. Infatti sul nostro blog sono già apparse alcune foto riguardanti la nostra serra, soltanto che essendo che manca il sensore di umidità, il sensore di temperatura e il sensore di luminosità, abbiamo dovuto ordinarli e per quello ci vuole del tempo. Però quest'oggi ci è arrivato addirittura in 24 ore, in sole 24 ore dall'acquisto, ci è arrivato il sensore di umidità, una cosa veramente mai vista prima, soprattutto su eBay. Allora, innanzitutto vi dico quanto costa questo sensore. Il sensore in questione costa 3 euro perché ci viene dotato di oltre i cavi anche del sensore e di un'interfaccia, però andremo a vedere tutto tra poco. E oltre a quello viene anche dato, comunque il costo di spedizione è di 2,50 euro, non di poco, e come vedete ci sono 40.000 francobolli, non so come mai, ma vabbè, iniziamo con l'unboxing. Allora, andiamo ad aprire il nostro pacco, quindi andando a vedere quello che c'è all'interno. Eccolo qua. Allora, questo è il sensore di umidità. Adesso ve lo mostro proprio più nello specifico, tentando di aprirlo nella maniera più corretta. Ok. Allora, adesso vi spiego come funziona. Come ho detto, ci vengono dati dei cavi di collegamento che serviranno proprio alla configurazione del nostro sensore. Il sensore è una roba del genere, è un sensore che deve essere applicato alla terra, ma adesso vi farò vedere anche l'esempio finale proprio dentro al terreno. Dopodiché la configurazione sarà in questo modo: si collegherà l'interfaccia, quindi i due cavi in questo modo. Ok, adesso ovviamente con i cavi femmina-femmina che ci vengono dati in dotazione. E dopodiché, una volta collegato, dovremo collegare il VCC, il cavo dati e quindi anche l'uscita analogica 0 o 1, 2, 3, 4, 5, dipende da quella che volete voi sul vostro Arduino. Però come vedete è veramente semplice come cosa, anche digital. Dovremo collegare alla porta 0. Però adesso vi mostro proprio l'esempio finale nella nostra serra ancora in costruzione. Ok, in teoria la serra non ve la dovrei neanche mostrare, perché comunque essendo che è ancora in fase di sperimentazione, e oltre a quello non ve la dovrei neanche far vedere, così da lasciarvi la sorpresa finale. Però vi devo spiegare come si installa questo sensore. Infatti è molto semplice. Adesso vi mostro proprio più nello specifico. In questo momento la terra che c'è all'interno è umida perché abbiamo già fatto partire l'irrigazione stamattina, però adesso vi mostro proprio come si inserisce. Allora, innanzitutto dobbiamo creare un piccolo varco dove far passare i cavi e il nostro contatto, quindi il nostro sistema di umidità. Prima di inserire il nostro contatto andiamo a prendere un altro filetto e quindi andiamo a collegarlo in questo modo. Non c'è decisione specifica al collegamento, quindi potete collegarlo sia a sinistra o sia a destra, cioè non c'è potete collegarlo anche al contrario, quindi non vi preoccupate in caso che sbagliate. Una volta fatto tutto ciò, facciamo passare all'interno il nostro sensore di umidità e quindi ce lo ficchiamo dentro al terreno in questo modo. Una volta fatto tutto ciò, tiriamoci fuori i cavi, quindi in questo modo, e andiamo a prendere la nostra scheda, quindi questa qui. Dobbiamo andare a prendere la nostra scheda e attaccargliela ai contatti che di solito, come vi ho detto prima, quelli di uscita. Ok, a questo punto il nostro Arduino, cioè più che altro la nostra scheda, è collegata come vedete, e adesso non resta nient'altro che collegare Arduino al nostro sistema. Quindi andiamo su Arduino. Ok, essendo che ci hanno dato dei contatti che non servono completamente a nulla, perché il nostro Arduino ha le entrate femmine, quindi qua
essendo che non ci sono i pin maschio, questi cavi sono praticamente inutili, quindi togliamoli e prendiamo quelli cavo maschio e femmina, questi qua. Quindi andiamo a collegare nei rispettivi contatti, quindi in questo caso farò la 0 di color viola, in questo modo, il GND, il color grigio, e il VCC, il color blu. A questo punto il nostro sistema funzionerà. Quindi andiamo a escludere l'unico cavo che non serve a niente, quindi il viola. Quindi tiriamocelo via. Ok? E adesso andiamo a collegare il più col più e il meno col meno. Io ce li ho già sulla breadboard, quindi il più col più e il meno col meno. A questo punto il nostro sistema avrà l'alimentazione. Manca solo il connettore a 0, quindi andiamo sul nostro Arduino a 0. Ok, installazione completata. Il nostro Arduino ora è pronto. Come vedete, l'alimentazione c'è. La nostra irrigazione è partita perché ovviamente era come prevista il sistema di irrigazione che doveva partire, quindi è perfettamente funzionante. E basta, bene, sappiamo che funziona perfettamente. Adesso ho finito di far scendere l'acqua perché ovviamente ha inumidito proprio vicino al nostro sensore. Perfetto, funziona perfettamente. Quindi ci vediamo a un prossimo video che sarà probabilmente su un altro sensore.